Ce l'avete la Bibbia? Tu ce l'hai la Bibbia? Ce l'hai la Bibbia? Ma la prendiamo? Oggi tua figlia nasce, quante ne vuoi? Quante ne vuoi? Vita mia. No, ma se la prendo ieri, quella che ci ha comprato Luca. Papà. Oh, ma guarda che... Dai, apriamola, apriamola, dai. Diciamo, ci sediamo assieme. Oh, grazie signore. Già un bel salmo, dai. Leggiamo il salmo più breve che esiste. Il salmo 117. Vai, amore. Salmo 117 dice così: lodate l'Eterno voi nazioni tutte, celebratelo voi popoli tutti, poiché grande è la sua benignità verso di noi e la sua fedeltà dura in eterno. Amen. E per sempre. Alleluia. Amen. Allora, ci sono due motivi speciali e specifici per il quale noi dobbiamo lodare Dio con tutto il cuore. La prima è per la sua benignità, la seconda è per la sua fedeltà, che non sono la stessa cosa. Quanti di noi possiamo essere grati a Dio questa sera, in questo momento, prima di iniziare a lodare, prima di iniziare a cantare, per almeno tre cose? Che non ve lo devo dire io, cioè considerate voi tre cose fondamentali che in questo momento vengono alla vostra mente per la sua bontà. Cioè, Dio è stato buono con me per questo motivo, Dio è stato buono con me per questo motivo. Avremmo non centinaia, migliaia di motivi per celebrare la sua bontà, la sua benevolenza. Dice: lodate l'Eterno voi tutti nazioni, voi tutte nazioni, e celebratelo voi popoli tutti, poiché grande è la sua benignità verso di noi e la sua la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Quindi dice di lodarlo e di celebrarlo prima di tutto per la sua benignità. È stato buono con te, sì o no? Amen. Per quanti motivi? Scegliene almeno tre. Tre motivi. Chiudi un attimo i tuoi occhi, concentrati un attimo su tre motivi per le quali vuoi lodare Dio e celebrare Dio, tre motivi che esaltano la sua bontà. Dice: tu sei stato buono nella mia vita per, non lo so, per il tuo matrimonio, per il tuo lavoro, per la tua salute, per la pace, la tranquillità, per la gioia che hai, per questo senso di pace meraviglioso. Pensa un attimo a tre motivi speciali per il quale vuoi lodare Dio questa sera e celebrarlo. Mario, tre motivi per il quale Dio è stato buono nella tua vita. È stato buono quando mi ha salvato la vita, ad esempio, in quella determinata circostanza. È stato buono con me perché quando ho incontrato quella persona è come se avessi incontrato, come se fosse iniziata una nuova vita. Che riguarda una guarigione particolare che Dio ti ha dato, che riguarda un intervento specifico che realmente ha, dove tu pensavi è finita pure questa situazione, non riuscirò a passarla, invece Dio ha steso la sua mano e la sua bontà ti ha fatto essere qui dove sei ora. Lodalo e celebralo per questo. Poi dice: lodate l'Eterno e celebratelo perché la sua fedeltà dura per sempre. Amen. Pensa un attimo alla sua fedeltà. La fedeltà ha a che fare col fatto che quando lui dice una cosa, lui la fa, quindi ha a che fare con la promessa. Amen. Ha a che fare con un impegno in realtà che Dio si è preso nella tua vita. Può essere che lo vuoi lodare e celebrare per qualcosa che ancora non è accaduto, ma che tu hai la piena convinzione che accadrà. E questo ha a che fare con il celebrare e lodare Dio per fede nella sua fedeltà.
Io lodo Dio perché so che Lui è stato fedele con me, Lui è fedele con me e Lui sarà fedele con me, anche se io non ho realizzato quella determinata cosa nella mia vita, io so che vedrò l'adempimento della sua promessa nella mia vita. Allora questo Dio che è il nostro Padre meraviglioso e degno di essere lodato e celebrato per sempre. Pensa un attimo, e se Dio non facesse più miracoli da oggi in poi? Se da oggi in poi Dio non facesse più miracoli nella tua vita, sarebbe degno di essere lodato e celebrato, sì o no? Sarà un po' più difficile, ma in realtà questa cosa non sarà possibile, non è possibile, perché noi lodiamo l'Eterno, l'Eterno che non cambia. Lui non ha preso vita un giorno, è sempre esistito e sempre esisterà. Quindi grazie a Dio, Lui è stato buono, è buono e sarà sempre buono. Non so se avete mai vissuto determinate cose come l'ho vissute io, penso sicuramente sì. Quando magari tu hai pensato, Dio è stato così buono nella mia vita in determinate situazioni e credo che più di questo non possa fare. Ti è mai capitato di pensare... o a volte magari situazioni brutte, difficili, dove sì, ho visto Dio fare miracoli e liberarmi in determinate situazioni, però questa cosa è troppo grande anche per Lui. Non so se ti è mai capitato qualche volta di pensare una cosa del genere, dove ti trovavi di fronte a situazioni dove hai pensato chissà è difficile, chissà è difficile, eh? Dove naturalmente ognuno di noi dice per Dio niente è difficile, ma ci siamo trovati a volte in situazioni dove abbiamo detto e ora questa come la passo? E ora questa come la risolvo? E ora sta cosa come si risolverà? E poi Dio è intervenuto in maniera straordinaria, come se neanche te ne accorgessi e te ne rendessi conto, è successa una cosa, magari avevi timore, avevi paura, non riuscivi a prendere quella decisione tu, e magari poi è venuto qualcuno da te e ti ha detto sai, da questo giorno in poi la situazione è così. E non hai dovuto neanche scegliere addirittura, ma Dio è venuto in tuo soccorso attraverso persone che magari neanche pensavi o immaginavi. Ti è mai successo? Allora, questo Padre, questo Dio meraviglioso va lodato e va celebrato. Lo leggiamo di nuovo, dai, con tutto noi stessi con piena convinzione. Il Salmo 117 dice così: lodate l'Eterno voi nazioni tutte, celebratelo voi popoli tutti, poiché grande è la sua benignità verso di noi e la sua fedeltà e la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Alleluia. Grande è la sua benignità e la sua fedeltà dura per sempre. Dobbiamo lodarlo stasera. Non possiamo fare altro, dobbiamo ringraziarlo con tutto il cuore. Lui è buono e la sua fedeltà durerà per sempre. Amen. Alziamoci, dai. Lodiamo Dio. Facciamolo con entusiasmo questa sera. Alleluia. Ogni creatura celeste.
Alleluia. Ringraziamolo, esaltiamolo, lodiamo e celebriamo il Signore, perché la sua benignità dura per sempre, la sua fedeltà è per ogni età, la sua fedeltà è per ogni età, per ogni stagione della nostra vita. Yeah.
che tu hai detto. Ciò che tu hai detto, tu lo manterrai. Perché? Perché tu sei fedele. Tu sei fedele. Tu sei fedele. Tu sei fedele, con
Gloria, sia l'onore di poter,
asciugherà ogni lacrima. Thank you.
Alleluia. Grazie per tutto quello che fai, grazie per come parli e ministri ai nostri cuori. Grazie per i cieli aperti sopra le nostre vite. Grazie per i cieli aperti sopra le nostre vite. Gloria a Dio. Grazie. Grazie. Oh, Maria, questo è tuo. Vieni, 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 vieni tu. Gloria a Dio. Lui è buono ed è fedele. Amen. Lui è buono ed è fedele. C'è poco da fare, non c'è niente da dire, c'è poco da fare. Cosa possiamo dire? Mario, che potremmo dire? Buono a te. Si dice dalla nostra parte la migliore parola è quella che non si dice. Oggi siamo arrivati alla nostra ottava ed ultima. Ottava ed ultima, voi mancate da otto. Ottava ed ultima. Da tanto pure. Pronti per un tempo nuovo,
pronti per un tempo nuovo? Abbiamo imparato qualcosa in queste domeniche? Sì o no? Sì. La prima volta, vi ricordate, abbiamo parlato per prepararsi per qualcosa che di nuovo che Dio vuole fare nella nostra vita. Abbiamo bisogno di alcune cose, non che questo impedirà a Dio di fare quello che Lui ha deciso, ma arrivare pronti quando Dio opera è molto meglio che prepararsi dopo. Isaia 43, vi ricordate? Versetti 18 e 19. Isaia 43, 18 e 19. Dice così. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. Dillo insieme a me, essa germoglierà. O con me o senza di me. Essa germoglierà, o con noi o senza di noi, ma meglio con noi. Vero o no? Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Quindi Dio dice, io farò una cosa nuova ed essa germoglierà. Il problema è un altro. Se la riconoscerete. Perché quello che Dio lo fa senza il nostro permesso. Lui è Dio, può farlo. Però voglio anche farvi comprendere che quando Dio fa una cosa è sempre perché qualcuno glielo ha chiesto. Dio non fa cose senza che nessuno glielo chieda. La cosa importante da comprendere è che Dio non opera mai indipendentemente da noi. Quindi quando noi diciamo Dio lo farà o con noi o senza di noi, in realtà stiamo dicendo una cosa che non è vera a metà, nel senso una mezza verità. Quando parliamo di quello che Dio deve fare nella nostra vita, Dio lo farà perché noi gliel'abbiamo chiesto. Il problema molto spesso non è che Dio non faccia le cose, ma il problema è che noi non le riconosciamo, abbiamo il prosciutto negli occhi. E ecco perché la Bibbia ci insegna a pregare, apri i miei occhi. Perché molto spesso i nostri occhi sono chiusi alle cose che Dio vuole fare nella nostra vita, cose che noi stessi gli abbiamo chiesto. Allora è meglio essere pronti per quando Dio opera nella nostra vita che realizzare la cosa nuova e arrivare impreparati. Per cosa stai pregando? Stai pregando per un lavoro? Preparati per un lavoro, perché quando arriverà saranno richieste le tue abilità. Stai pregando per un matrimonio? Devi cominciare a prepararti a gestire la tua vita, non più come se vivessi come una persona che vive da sola. Perché quando arriverà il momento del matrimonio, la vita cambia. Quando arriva un bambino, quando arriva una gravidanza, tutto cambia. Non si sa se cambia o non si sa se arriva. Poi ti insegnerò come si fanno i bambini. Lo sai. Io sto per fare una cosa nuova, essa germoglierà. La riconoscerete voi? E questo è il problema. Essere pronti per qualcosa di nuovo che Dio sta facendo, sta per fare, ma che noi gli abbiamo chiesto. Ora, la prima volta, ricordate, la prima domenica abbiamo parlato di un argomento specifico, vi ricordate quando Dio stava per far entrare il popolo di Israele nella terra promessa? Mosè era appena morto, avevano fatto un funerale di 30 giorni ed erano ancora lì a piangere ed erano ancora lì a lamentarsi. Ed è dovuto intervenire Dio parlando a Giosuè dicendogli
Mosè, il mio servo, è morto, come per dire fattene una ragione, non tornerà più in vita. Quindi il primo passo di cui abbiamo parlato 8 domeniche fa, vi ricordate, è impara a fare un buon funerale. Impara a fare un buon funerale delle cose che riguardano il passato, perché il passato non deve più controllare il tuo futuro. E anche se è un buon passato, ormai è passato. Anche se ci sono buoni ricordi, ma sono cose che bisogna seppellire. Non si può guidare la macchina guardando lo specchietto retrovisore o gli specchietti laterali, perché prima o poi vai a sbattere, non avrai mai una visuale chiara e non sarai mai spedito nella tua guida. Devi imparare a chiudere con il passato, qualunque sia il costo. Impara a fare un buon funerale. Secondo, abbiamo detto, vi ricordate, Matteo 14, fai delle scelte coraggiose. Abbiamo preso l'esempio di quando Pietro esce fuori dalla barca e comincia a camminare sulle acque nonostante la tempesta. Nonostante la tempesta, lui sperimenta questo miracolo. E la cosa straordinaria che abbiamo visto è che certe tempeste che arrivano nella nostra vita non finiranno finché. Ci sono alcune tempeste che terminano quando noi chiediamo a Dio. A volte ci sono tempeste che Dio acquieta nelle nostre, affrontiamo le tempeste, preghiamo e Dio fa smettere una tempesta. Sono tempeste dove magari Lui è con noi, quindi ci aiuta in questa tempesta finché non termina. Ma come abbiamo visto in Matteo 14, un altro modo di affrontare le tempeste è che la tempesta si è calmata quando Pietro è uscito dalla barca e ha camminato sulle acque in maniera soprannaturale. Poi sappiamo che stava affondando, poi Gesù lo ha salvato, e la Bibbia dice che la tempesta si acquietò quando lui e Gesù entrarono di nuovo nella barca. Ciò significa che certe tempeste termineranno solo dopo che tu hai fatto delle esperienze soprannaturali. Significa che ci sono circostanze nella nostra vita. Bimbi, andate a giocare di là, da quel lato, con Papino. Ah, stavate perlustrando, stavamo facendo un'escursione. Sono tempeste nella nostra vita che sono non mandate da Dio, perché Dio non manda tempeste, ma è la vita, ci sono cose che accadono nella nostra vita. Cose che manda il nemico per distruggerci, situazioni della vita normali, ma ci sono tempeste che sono permesse nella nostra vita affinché noi entriamo in un nuovo livello di fede, un nuovo livello di visualizzare le cose che Dio ha preparato davanti a noi. Era necessario che Pietro doveva uscire dalla barca, perché finché non avesse sperimentato determinate cose, quella tempesta non si sarebbe mai calmata. Terzo punto, vi ricordate, questo ci ha preso diverse domeniche, abbiamo parlato del rinnovamento della mente, abbiamo parlato per 3 domeniche in maniera specifica su questo argomento, sul cos'è il ravvedimento, rinnovare la mente, e con la conversione, che hanno tutto a che fare con un cambiamento di pensiero. Se non riesci a pensare in maniera diversa, non riuscirai a realizzare quello che Dio ha preparato. Abbiamo parlato di otri nuovi, di vino nuovo in otri nuovi, abbiamo parlato del vestito nuovo, poi abbiamo parlato del cambiare la nostra prospettiva. Dobbiamo vederci come Dio ci vede, dobbiamo vedere noi stessi come Lui ci vede, dobbiamo avere fiducia in noi per come Dio ha fiducia in noi, buttando via quella falsa umiltà che non serve a niente, quel paio non sono nessuno, non sono buono a niente, non sono capace. Non è vero, questo è offendere Dio, perché Dio ha messo dentro di te dei doni, dei talenti meravigliosi, e Dio li ha messi nella tua vita perché si fida di te. Amen. E devi vederti come Dio ti vede. Domenica scorsa abbiamo probabilmente visto la cosa, uno degli aspetti più pesanti e più difficili, ed è quello dell'imparare a perdonare. Abbiamo visto alcune cose fondamentali e sono convinto che se andate a rivedere quello che abbiamo
di quello di cui abbiamo parlato domenica, troverete delle cose che magari non avete afferrato bene ancora domenica scorsa, ma che ascoltandole, riascoltandole, probabilmente riceveremo qualcosa in più. Stasera, per concludere, leggiamo Giosuè. Rileggiamo il primo, quel capitolo col quale abbiamo iniziato 8 domeniche fa. Giosuè capitolo 1. Dillo alla persona accanto a te, è tempo di andare. È tempo di andare. È tempo di andare. Giosuè 1, versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Io ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto, da questo Libano, fino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei, fino al Mar Grande, verso il tramonto del sole. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, e come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu andrai. Amen. Sii forte e coraggioso. Viene detto 3 volte in questo, 4 volte in realtà in questo capitolo. Al versetto 6, sii forte e coraggioso. Il versetto 7, sii forte e molto coraggioso. Il versetto 9 dice, non te l'ho io comandato. Quindi non è un suggerimento, non è semplicemente una parola, è un comando. Immagina un attimo Dio che ti sta guardando dritto negli occhi e ti dice: io ti comando di essere forte e coraggioso. Perché? Perché ci sono delle cose che ti fanno paura. Siamo onesti? Perché Dio ha dovuto dire 3 volte a Giosuè: sii forte e coraggioso? Perché lui non pensava di farcela, anche se si era preparato per tutto questo tempo. 40 anni di preparazione nel deserto non erano pochi, non sono pochi. Ma quando arriva il momento in cui Dio dice è tempo di andare, è ora di andare, tu cominci ad avere tutte le paure, a trovare tutte le scuse possibili e immaginabili, e Dio deve dirti diverse volte: sii forte e coraggioso. La prima volta, sii forte e coraggioso. La seconda volta, sii forte e molto coraggioso. La terza volta, non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Dice: non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te ovunque tu andrai. Quando Dio faceva cose grandi attraverso la vita di Mosè, era bello vedere Mosè che si prendeva tutta la responsabilità. Ma è dovuto intervenire Dio in persona a dire a Giosuè: Mosè è morto. Anche se Giosuè stava facendo il funerale da 30 giorni, che senso ha che Dio deve venire da te dopo un funerale di 30 giorni e dirti: guarda che la persona per il quale hai fatto il funerale 30 giorni è morta?
Questo ce la dice lunga sul fatto che quando Dio parla in una determinata maniera, in realtà sta rivelando cosa sta accadendo nel cuore di quella persona. Quando Dio dice non aver paura e non sgomentarti, è perché quella persona sta provando paura e sgomento. Quando Dio dice sii forte e coraggioso, è perché in quel momento quella persona non si sente affatto né forte né coraggiosa. Se Dio sta dicendo a una persona io sarò con te ogni giorno ovunque tu andrai, significa che quella persona tutto sta credendo tranne che Dio è con lui in quella missione. Ora, quando noi chiediamo tu credi che Dio è con te? Tutti quanti rispondiamo di sì, ma realizzarlo pienamente nell'interiore è tutta un'altra cosa. Quando tu hai visto Dio fare cose straordinarie attraverso la vita degli altri e ora arriva il tuo momento, è il momento in cui Dio ti dice ora aspetta a te, ora è il tuo turno. C'è sempre un po' di paura che arriva, sì o no? C'è sempre un momento in cui magari fai i conti col passato, la paura di fallire, la paura di sbagliare. A volte c'è la, non solo c'è la paura del fallimento, ma a volte c'è pure la paura del successo. Non so se ti è mai capitato avere la paura di avere successo nelle cose. La paura del fallimento è la paura di sbagliare, la paura di non farcela. Ma poi c'è un'altra paura. E se poi accade veramente? E se poi succede veramente? Io ho visto persone che avevano paura di essere guarite. Dopo anni di malattia, persone che avevano paura di cambiare le loro abitudini. Pensa un attimo di pregare per una persona che prende la pensione per la sua invalidità. Voi non avete idea di quante persone ho visto avere paura di essere guarite. È meglio la guarigione o è meglio la pensione a vita? Lo dici tu perché stai bene. Ma una persona che ha vissuto per 20 anni con una pensione ormai ha inquadrato la propria vita con quell'entrata, non stiamo parlando male, stiamo semplicemente in questo momento vedendo quelle che sono situazioni veramente particolari. O persone che vogliono sposarsi, ma in quel momento magari stanno convivendo con una persona che sta prendendo una pensione del marito morto, alla quale non vogliono rinunciare. Cosa puoi dire a queste persone? Vogliono sposarsi, vogliono fare una propria vita, ma non vogliono rinunciare a quell'entrata fissa e mantenere la propria vita costantemente e continuamente in questa sorta di posizione, di situazione. Io ho visto persone avere paura del successo. C'è una compagnia molto grande negli Stati Uniti dove stavano facendo un licenziamento stavano praticamente licenziando quasi il 50% dei loro dipendenti in una grandissima azienda, e la proposta a questi dipendenti era, questo diversi anni fa, era se te ne vai ora tu perdi il tuo lavoro ma noi ti diamo $150,000. Ma se non te ne vai ora, tu rischi di andare in cassa integrazione per tutto il resto della tua vita. Sapete? Soltanto il 15% ha accettato i soldi, perché il resto è voluto rimanere perché aveva paura, non solo aveva paura di lasciare il posto fisso, ma aveva paura di questa grandissima quantità di soldi senza un lavoro, quantità di soldi che avrebbe potuto aiutare parecchi di loro a iniziare una nuova attività per diventare veramente più ricchi e vivere veramente molto meglio. Quando Dio ti dice che è ora di andare, tu ti fai i conti con mille paure. Guardate qui al capitolo 3, anzi rimaniamo un attimo sul capitolo 1, scusate, il versetto 3 dice così:
Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. Come ho detto a Mosè, il tuo territorio si estenderà dal deserto, da questo Libano fino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande, verso il tramonto del sole. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sapete cosa sta facendo Dio in questo momento? Sta distruggendo e demolendo ogni scusa. Dio sta dicendo a Giosuè: non hai più scuse per non andare avanti. Non hai più alcun motivo di dire, di dubitare o di avere paura o di pensare che non sia il tempo. Dio dice: io ho stabilito già il territorio, tutti i tuoi nemici non preoccuparti di loro e ho già stabilito i tuoi confini. C'era un piatto pronto, letteralmente, dove il popolo doveva sedersi e iniziare a mangiare. Hai mai riflettuto che fai parte del popolo più potente che sia sulla faccia della terra? Amen. Hai mai pensato che fai parte di un popolo che non può essere sconfitto? Hai mai pensato che fai parte di un popolo il cui capitano è Gesù, che non ha mai perso una battaglia? Noi abbiamo tutte le sue promesse. Abbiamo tutta la sua autorità, tutta la sua potenza, tutta la sua presenza. Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter fare quello che Lui ci chiede e non abbiamo più alcuna scusa. Dio sta dicendo: è tutto pronto. Il capitolo 3, ora possiamo leggere. Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele, e là si fermarono prima di attraversare. Al termine di 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine. Attenzione a queste parole: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti, i Leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti, sarebbero 900 metri. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Versetto 5. E Giosuè disse al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglia in mezzo a voi. Santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. Che significa santificatevi? Che significa la parola santificatevi? La parola santo. Sapete cosa significa nel testo originale la parola santo? Significa letteralmente messo a parte. Noi pensiamo che la santità abbia a che fare con il non fare determinate cose. Quella persona è santa perché non va in discoteca. Quella persona è santa perché non fuma. Quella persona è santa perché mantiene il suo corpo in castità. Quella persona è santa perché non dice brutte parole. Quella persona è santa perché non fa determinati, perché non si comporta in determinati modi, perché non frequenta determinate persone. Noi pensiamo che la santità abbia a che fare principalmente con il... Non mi toccare che mi scozzo. No? Della serie questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa. A volte pensiamo che la santità abbia a che fare con... Quella persona è santa perché prega ogni giorno. Quella persona è santa perché va in comunità. Quella persona è santa perché legge la Bibbia. Oh, quella persona è santa perché quando parla non sbaglia mai, dice sempre le cose. Quella persona è santa. E noi pensiamo che il santo, che l'essere santi abbia a che fare con il non fare determinate cose o con il fare determinate cose.
Quando Dio dice santificatevi, la parola santo letteralmente significa essere appartato, significa essere appartato per uno scopo. E il miglior modo come tu puoi santificarti è appartarti e prepararti per quello che Dio ha preparato per te. E quindi mettere tutta la tua vita in quello che Dio vuole fare nella tua vita. Questo significa santificarsi. Santificarsi significa avere un obiettivo chiaro davanti e vivere per quello scopo. Questo significa santificarsi, significa appartarsi. Una persona che svolge delle gare atletiche o che svolge uno sport particolare sa che avendo una mente appartata per quell'obiettivo non può vivere come vuole. La cosa importante è comprendere che bisogna che uno stato della mente, uno stato mentale, bisogna appartarsi per quel determinato scopo. Qual è la cosa che tu stai chiedendo a Dio di fare nella tua vita? Qual è la cosa nuova che Dio, che tu vuoi che Dio faccia nella tua vita? Allora appartati per quello scopo, preparati per quello scopo, fai in modo che quando la cosa succede tu sarai pronto per quella cosa che accade. Ed è così importante questo principio. Guardate qui il versetto 3 cosa dice. Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno il vostro Dio portata dai sacerdoti leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 900 metri. Non avvicinatevi all'arca affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per quella via. Se noi pensiamo al primo passaggio del Mar Rosso, vi ricordate quando Israele dovette lasciò l'Egitto e poi passando il Mar Rosso entrò letteralmente nel deserto. Vi ricordate la condizione era questa, i nemici stavano alle spalle. Il mare stava davanti e oltre il mare c'era il deserto. Ma in questo caso non avevano più nemici alle spalle. Dietro avevano il deserto. Davanti avevano il Giordano e oltre il Giordano avevano la terra promessa. Era una condizione totalmente diversa, totalmente differente. E loro avevano bisogno letteralmente di vedere bene qual era la strada. Il nemico non l'avevano più di dietro. Il nemico lo stavano andando a trovare nella terra promessa. E non voglio terminare stasera. Faremo l'ultima serata domenica perché voglio affrontare in maniera ancora più specifica questo argomento. Perché domenica voglio trattare proprio questo argomento sul perché dovevano stare lontani dall'arca? Perché doveva esserci una distanza? Giosuè disse perché in questo modo voi riuscirete a vedere la via. Però questa sera voglio fermarmi semplicemente su questo argomento. C'è bisogno del coraggio, di prendere tutto il coraggio in mano per partire. Una volta che parti non puoi più tornare indietro. Una volta che parti non puoi più tornare indietro. Voglio terminare stasera parlando di questo argomento in maniera specifica. La Bibbia ci insegna che il passaggio del Mar Rosso, il passaggio del Giordano, fondamentalmente era un passaggio attraverso l'acqua, ok? Era un passaggio attraverso l'acqua e quindi acqua era quella del Mar Morto, del Mar Rosso, acqua era quella del Giordano, ma era diversa e il modo in cui lo passarono era diverso. Una delle cose importanti, scusate, la domenica saremo in una nuova sala.
una delle cose importanti che noi comprendiamo, che dobbiamo comprendere, è questo. Il passaggio del Mar Rosso, accaduto tramite Mosè, fu un passaggio totalmente diverso da quello del Giordano. C'erano il nemico alle spalle che pressava su Israele, e c'era Mosè che si lamentava, diceva: Signore, cosa devo fare qua? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dio parla a Mosè e gli dice: perché gridi a me? Comanda al popolo di mettersi in marcia e tu stendi il tuo bastone. Mosè stese il bastone, dice la Bibbia, e un vento orientale dall'Oriente cominciò a soffiare. Le acque si divisero e il popolo passò. Nel passaggio del Giordano fu totalmente diversa la cosa. Il passaggio del Giordano fu in questo modo: i sacerdoti dovevano portavano l'arca, e la Bibbia dice che nel momento in cui i sacerdoti misero il piede letteralmente nell'acqua, si alzò il muro d'acqua, l'acqua si divise e loro rimasero letteralmente nel mezzo del fiume mentre tutto il popolo passava. Vedete la differenza tra il primo passaggio e il secondo? Mosè rappresenta Gesù, naturalmente, che con la sua autorità ci ha liberati dalla schiavitù e ci ha liberati da tutto quello che riguarda la nostra vecchia vita. Ma per quanto riguarda l'entrata del popolo di Israele nella terra promessa, questo è un altro principio. Non ha a che fare con la salvezza, ma ha a che fare con l'entrare in possesso di quello che Dio ti ha promesso. Non ha a che fare di quando, come quando tu hai conosciuto il Signore nella tua vita, che le cose sono cambiate da un momento all'altro perché Dio ha fatto dei miracoli straordinari, lo conoscevi appena e Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso. In questo secondo passaggio c'è bisogno della tua cooperazione. Perché per entrare in quello che Dio ha preparato per te, devi fare un passo di fede. Devi mettere tu il piede nel fiume, se vuoi vedere che Dio cambi qualche cosa. Nel passaggio del Mar Rosso, quella era la dimostrazione dell'amore di Dio. Lui ti ha liberato e non c'era bisogno che tu facevi assolutamente nulla. Nel secondo passaggio la Bibbia dice che tutti quanti noi siamo sacerdoti, è vero o no? Non dice forse la Bibbia siamo tutti sacerdoti e re? Abbiamo tutti un ministero sacerdotale, dice la Bibbia. E siamo tutti noi portatori dell'arca, che significa la presenza di Dio. L'arca rappresenta la presenza di Dio e l'arca rappresenta la parola di Dio. La Bibbia dice che lo Spirito Santo abita dentro di noi, sì o no? È così? La Bibbia dice che Dio ha dato a noi la parola della riconciliazione, Lui ha messo dentro di noi la sua parola, il regno di Dio è dentro di noi. E in questo passaggio non ci sarà qualcuno che stenderà il bastone al posto tuo. In questo passaggio devi essere tu a prenderti la responsabilità. Perché? Perché è il tuo miracolo. Amen. È il tuo miracolo. La salvezza è stata per tutti, ma ora è il tuo miracolo personale. Dillo alla persona accanto a te: è il tuo passaggio. È il tuo passaggio. Non è il mio, è il tuo passaggio. Non è il nostro, è il tuo passaggio. È il mio passaggio. Significa dove, quando ognuno di noi deve entrare personalmente in quello che Dio sta facendo. Probabilmente Dio vuole che tu rimanga da solo in questo. Non significa che non avrai persone accanto, ma questo passaggio è qualcosa che tu devi fare da solo. È il tuo piede.
Non è semplicemente aiutami a pregare, ti prego per favore in questa situazione. Certo, è chiaro che c'è un sostegno da parte di tutti e di chiunque, da chi ci è passato prima, di chi ci passerà dopo, non è un problema, ma è la tua entrata, è la tua terra promessa, è la tua guarigione, è il tuo posto di lavoro, è il tuo prossimo matrimonio, è la circostanza tua che deve cambiare, è la tua, non è la mia. Ecco perché Dio ti dice, sii forte e coraggioso, e io ti ho già dato tutto quello che la pianta del tuo piede calcherà, io non te la darò. Vedete, molte persone continuano a pregare, Signore dammi la forza per questo, Signore dammi la forza per questo, dammi la forza, dammi più forza, dammi più forza. Dobbiamo smetterla a volte di pregare per determinate cose. C'è già forza dentro di te, quello che fa la differenza è se tu vai o no. Ci sono delle cose che hanno bisogno della tua fede, non della fede di qualcun altro. Ti prego, aiutami a pregare per questa cosa. No, non sarà la fede di qualcun altro, sarà la tua fede. È il tuo coraggio, è la tua forza. Vi ricordate, abbiamo letto quella cosa di Gedeone, quando abbiamo parlato di cambiare la prospettiva, vi ricordate? Vediti come Dio ti vede. Quando Gedeone era lì a nascondere il grano per paura dei madianiti, arriva l'angelo e gli dice, l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. Uomo forte e valoroso. Ma con questa parola? Ma come? Lui stava nascondendo, lui era terrorizzato, lui se la faceva addosso per paura dei madianiti, e Dio lo guarda e gli dice, l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. Signore, ma io veramente... E Dio gli dice, vai con questa tua forza e salva Israele dai madianiti. Puoi dirlo stasera insieme a me, in Cristo Gesù ho tutto quello di cui ho bisogno. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non sembrate convinti. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non c'è cosa che io non possa fare se Cristo mi ha detto che la posso fare. Amen. Amen. Alleluia. Non esiste cosa che noi non possiamo fare se Lui ci ha chiesto di farlo. Ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io te l'ho già data. Non chiedermela. Non chiedermela. Io te l'ho già data, non chiederlo. Amen. Amen. Sii forte e coraggioso. E voglio concludere con questo passo. Guardate al capitolo 1, sempre capitolo 1, il versetto 17 e 18. Questo è per voi due in maniera particolare, eh? Giosuè era in un momento di grande, stava affrontando qualcosa che era veramente grande, aveva bisogno di tutto l'incoraggiamento possibile e immaginabile. Dio per tre volte gli disse, sii forte e coraggioso, la prima volta, la seconda volta, sii forte è molto coraggioso, la terza volta non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, che l'Eterno sarà con te ovunque, ovunque tu vada. Ma guardate, ora il popolo parla con Giosuè, è il popolo che parla con Giosuè. Lui è un grande condottiero, ha tutte le qualità per fare cose straordinarie. Quando parlo di condottiero parlo di donne, di mamme che sono delle condottiere straordinarie nelle loro case, mogli, condottiere o uomini, padri, mariti, condottieri straordinari nella loro casa, nella loro impresa, nel loro posto di lavoro, ovunque siamo chiamati ad essere dei condottieri, dei capitani. Però guardate gli altri, versetto 17. Come abbiamo ubbidito in ogni cosa a Mosè, così ubbidiremo anche a te. Soltanto sia con te l'Eterno il tuo Dio, come sia con te, così come è stato con Mosè.
Chiunque si ribella ai tuoi ordini e non obbedisce alle tue parole in tutto ciò che gli comandi sarà messo a morte. Chissà, magari lo eliminiamo. Solo, guardate il popolo cosa dice Giosuè, solo? Sì, forte e coraggioso. Non è semplicemente qualcosa che Dio ti sta chiedendo. Ascolta, io ora parlo a te, al tuo cuore. Non è solo qualcosa che Dio ti sta chiedendo, è qualcosa che le persone accanto a te ti stanno chiedendo. Se sei in un posto di responsabilità, queste persone dicono, hanno detto a Giosuè, noi ti ubbidiremo, così come abbiamo ubbidito a Mosè, noi ubbidiremo anche a te, però per favore assicuraci che Dio sia con te come è stato con Mosè. Con Mosè abbiamo visto cose straordinarie, con Mosè abbiamo visto miracoli, con Mosè abbiamo visto Dio all'opera. E noi ti ubbidiremo, ma tu ci devi garantire che Dio sarà con te, o per meglio dire che tu sarai con lui. Garantiscici che tu ascolterai la voce di Dio. Dacci la garanzia che la tua vita sarà santificata, cioè dedicata per questo scopo. Dacci la garanzia che non ci farai navigare per 40 anni in un altro deserto, per favore, perché abbiamo la terra promessa, abbiamo bisogno dopo 40 anni di entrare in quello che Dio ha preparato per noi. Noi vogliamo che tu ci guidi e noi ti ubbidiremo, ma per favore, Dio deve essere con te. Giosuè, sii forte e sii coraggioso, perché stiamo per iniziare la più grande impresa della nostra vita. Finalmente avremo una terra. Amen. Finalmente avremo una terra. Finalmente avremo un posto dove non monteremo semplicemente tende, ma dove potremo costruire finalmente, dove non saremo più girovaghi, ma potremo mettere le radici e potremo dire finalmente: questa è casa mia. Amen. Cose che abbiamo sperato, per il quale abbiamo pregato e pianto e che abbiamo desiderato per 40 anni, finalmente ci siamo. Ma ti prego, sii forte e coraggioso. Amen. Amen. Voglio concludere con questo. Quanti desiderano realmente entrare nella terra promessa? Questa è una domanda abbastanza banale. Ora vi faccio un'altra domanda e vi chiedo di non alzare velocemente la mano. Quanti se lo aspettano che accada quest'anno? Perché desiderare una cosa, ma aspettarsi che accada, è tutta un'altra cosa. Per 40 anni avevano desiderato questo, ma ora è arrivato il momento, dopo 40 anni. Non è semplicemente io desidero, lo desidero, lo desidero, sono anni che sto pregando per questo, ma ti aspetti veramente che quel lavoro arrivi? Ti aspetti veramente di conoscere l'uomo, la donna dei tuoi sogni? Ti aspetti realmente di diventare ricco e di stare bene economicamente? Non solo lo desideri, ma ti aspetti realmente che quella cosa accada, perché una cosa è desiderarla, ma se tu te lo aspetti, tu vivi ogni giorno come se quella cosa dovesse arrivare da un momento all'altro e la tua bocca parla come se l'avessi già nelle mani. È vero o no? C'è differenza tra desiderare una cosa e aspettarsi che accada. Se tu chiedi a una persona: vuoi avere successo nella vita? Chi ti dice di no? Ma quando tu chiedi a una persona: ma ti aspetti realmente che accada? Là subentrano le paure. Perché? La paura di non essere degno a volte di una determinata cosa. La paura di non essere in grado di gestire quella determinata abbondanza o ricchezza o benedizione che arriva nella tua vita, e magari la paura di non saperla gestire ti costringe ad accontentarti
della mediocrità. Stasera voglio concludere in questo modo. Non devi soltanto desiderare le cose, devi aspettare che lo accada. Santificatevi, perché domani, non fra un anno, domani l'Eterno farà meraviglia in mezzo a voi. E se succedesse domani, quello per il quale hai sempre pregato, sì, domani, vedi qual è il problema? Lo desideri, ma non te lo aspetti realmente. Allora dobbiamo uscire fuori da una condizione religiosa della nostra mente per entrare in uno stile di vita. Io mi aspetto che accada domani, io mi aspetto che domani succeda qualche cosa nella mia vita che produca un cambiamento. Amen? Amen. Come va? Come vuoi che accada, ma non stavi pregando per quella cosa? Sì, però sai, vedi la differenza. Quando tu preghi per una cosa, desideri che accada una cosa, ma non te l'aspetti. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore tutti insieme. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera. Grazie per come tu parli alle nostre vite. Grazie per come tu dirigi i nostri passi. Grazie per come ci incoraggi ad andare avanti. Grazie per come ci incoraggi, Padre, a prendere piena coscienza di tutto quello che tu hai preparato per noi. Vogliamo ringraziarti per come ci garantisci il tuo sostegno e la tua presenza in ogni istante della nostra vita. Padre, voglio pregare che questa parola stasera possa realmente scuotere la nostra vita, scuotere la vita di tutti coloro che ascolteranno, non solo in questo momento, che ascolteranno nei prossimi giorni, settimane o anni. Non ha importanza. Grazie con tutto il cuore per come tu operi e grazie per come ci accompagni. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Gloria a Dio. Dio ci benedica.